Salve a tutti e bentornati sul mio canale, pronti a cominciare una nuova avventura con un altro splendido capolavoro, un capolavoro di Emberlab. Questo nuovo titolo è Kena, Bridge of Spirits. Sono davvero, davvero molto entusiasta di iniziare questo gioco perché ne ho sentito parlare tantissimo e dicono sia davvero, davvero, davvero uno splendido capolavoro. Quindi io direi di non perdere altro tempo e vedere proprio com'è questo gioco? Quindi immergiamoci in questa nuova avventura. Come vedete, io non l'ho mai iniziato, l'ho solo installato in questi giorni e ho aspettato appunto questa live per iniziarlo insieme a voi e cercare di vedere cosa ci trasmetterà questo splendido capolavoro. Intanto cerchiamo di vedere le opzioni prima. Allora, andiamo alla grafica. Ok, modalità performante, 1064, 60 fps con risoluzione 4K, ok, direi di usare questa. Quindi cerchiamo di vedere. Ok, bonus per il preordine di Kena Bridge of Spirits. Grazie per aver preordinato Kena. Ok, hai accesso agli esclusivi cappelli per i tuoi ROT, che ancora non so cosa sono, lo vedremo credo nel corso del gioco. Accesso agli esclusivi cappelli, va bene. Questi oggetti possono essere trovati visitando i carrelli dei ROT in tutto il mondo, va bene. Poi, Kena, ok, Digital Deluxe Edition, va bene. Grazie per aver acquistato la Digital Deluxe Edition di Kena. Ok, va bene, va bene. Quindi abbiamo diritto a un perfetto, perfetto, vedremo, vedremo tutto. Naturalmente, ragazzi, io vi ho messo il link presso il quale potete acquistare Kena, vi ho messo il link Amazon giù proprio nella chat, quindi se qualcuno di voi lo vuole acquistare può acquistare la Deluxe Edition a un prezzo anche scontato. Ma adesso io direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare questo splendido capolavoro. Andiamo ragazzi. Bellissimo. Per onorare i morti vengono scolpite maschere di legno. Posizionate in santuari sacri, queste maschere si riducono gradualmente in polvere per simboleggiare il pacifico viaggio dello spirito verso il cielo. Non tutti gli spiriti possono percorrere questo sentiero da soli, lottando con le tragedie del loro passato. Alcuni invece diventano pericolosi. I maestri chiamati ad aiutare queste anime che sono intrappolate e violente sono conosciuti come guide spirituali. Dai, dai, si inizia, ragazzi. Bellissimo. Ci siamo. Wow, come grafica pazzesca, ragazzi. Vediamo un po', ok, premi L1 per pulsare. Allora, va bene, ok. Allora, cerchiamo di capire un po' i pulsanti. Siamo qua, quindi io credo che ci aiuti anche a illuminare i passaggi. Allora, vediamo un po'. Con X si salta, cerchio si schiva, quadrato non lo so, triangolo niente. Vediamo se si può correre, sì. Ok, per correre si tiene premuto il tasto sinistro, eh. Va bene, allora vediamo se si può, come si attacca. Ok. R1. Perfetto. Mentre R2 carica. Va bene, andiamo ragazzi. Da come ho capito, quindi siamo una guida spirituale e dobbiamo aiutare alcuni spiriti che non riescono nel loro passaggio. Vedremo, vedremo, ne capiremo meglio tutto più avanti. Allora, cerchiamo di capire. Pulsa. Ok. Vediamo, vediamo. Ok, allora. La grafica è pazzesca, ragazzi, eh? Davvero pazzesca. Dove dobbiamo andare? Ma qua cosa c'è? Io intanto giro, eh. Voglio capire
Naturalmente questa è una live introduttiva, eh? Quindi questa prima live servirà a capire più o meno le dinamiche del gioco, cosa dobbiamo fare. Ok. Perfetto. Allora, dove siamo? Dove siamo? Siamo qua. Cerchiamo di capire cosa si fa. Ah, si nuota. Bene. Ok. Quindi sale. Allora dove si va? Vado là. Noi siamo venuti da là. Cerchiamo di capire. Dovremmo andare lì? Credo di sì. Ok. Va bene, allora questo va aperto. Allora, vediamo un po'. Andiamo qua. Vediamo un po' cosa succede se faccio così. Ah, ok, quindi andando su queste piattaforme e spingendo pulsa riusciamo anche ad aprire i passaggi. E come mai quello non riesco? Vediamo un po'. Se quello non si fa. Vabbè. Ok. Andiamo da qua. Dov'è? Da qua. Andiamo ragazzi. Via via via. Si va. Si va. Eccoci qua. Si scende. Andiamo. Eccoci qua. Why have you come? Perché sei qui? Fatti da parte. Sento sofferenza qui, spirito. Hai bisogno di aiuto? Bellissimo. Non sai niente della sofferenza. Stai calmo, non esagerare. This is my home. Questa è la mia casa, il mio villaggio. Aia, quindi torna indietro, spirito guida. Quindi abbiamo capito, siamo spiriti guida. Perfetto, allora premi R1 per l'attacco leggero e R2 per l'attacco pesante. L'avevamo visto prima. Ciao. Vai via, a casa, ora attacco pesante. Allora andiamo qui. Vediamoci un po'. Vieni qua, ciao. Ciao. Arrivederci e grazie. L'abbiamo battuto. Con calma ragazzi, era giusto un po' un allenamento credo. Ah, c'è anche questo simpatico. Caricate. Niente, vabbè. Questo qui mi dà fastidio, quindi lo vado a prendere. Vieni qua. Ciao. Ciao, 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 ciao. Fuori un altro. Simpaticissimo, ciao. Vieni qua, fatti sotto. Quindi, in tutto ciò cosa abbiamo fatto? L'abbiamo battuto. Ora. Cerchiamo di capire. Cos'altro bisogna fare? Pulsa. Allora, da qui riesco ad aprire questo, sicuramente. Però voglio fare una cosa, voglio vedere un po' cosa c'è qua. Ecco qua. Cosa abbiamo fatto, chi lo sa. Lo scopriremo man mano, ragazzi. Molto bello, mi piace. Siamo solo all'inizio e l'impressione è molto bella. Mi piace, ragazzi. Mi piace davvero tanto. Non so voi, ma a me piace. Ok, prima di andare qui, che credo che per aprirlo dobbiamo andare sempre da questa piattaforma, andiamo qua. Hopla là. Bellissimo. Ok. Ah, ecco qua, quindi abbiamo attivato questa. Quindi dovevamo prima venire qua.
Io sono venuto per curiosità, ecco, non sapevo che. E questo è anche il bello di iniziarlo direttamente live. Ok. Vediamo questo qua così. Apriamo questo, facciamo anche questo. Perfetto. Chiudiamo anche questi, ragazzi. Non si erano attivati. Perché non si attivano? Ok, andiamo da qua. Vai. Apriti. Ah, c'è anche il salvataggio automatico, ho visto. Perfetto, perfetto. Mi piace, ragazzi. Vediamo un po' se riesco. Niente, vabbè, andiamo da qua. Si corre. Vai, Kena. Vai. Eccoci qua. Salve. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Ah, che bello. Quindi riusciamo a uscire finalmente da questa caverna. Andiamo, vediamo. Si vede il sole, vai Kena. Eccoci qua, bellissimo ragazzi. Guardate che paesaggio. Guardate. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Anche le musiche sono molto belle. Cerchiamo di capire. Cerchiamo di capire. Nulla. Allora, guardiamoci bene attorno, perché ora sicuramente si entrerà, forse non proprio ancora nel vivo, però qualcosa ora si inizierà a capire di più. Vediamo. Andiamo da qua. Vediamo, ragazzi, vediamo. Pulsa e si va. Ok. Ops. Chi sono questi? Allora, venivano da qua. Si può andare da qua? No. Passaggio è bloccato. Vediamo, niente. Ok. Ora cercheremo di capire. Si va da qua? Interagisci, vai. Altro filmato. L'ho visto qui da qualche parte. Ok. Bellissimo, guardate che grafica. Sa cosa cercano, ragazzi? No, belli. No, non ditemi che sono i rot, ragazzi. Saranno loro? Vediamo. Bellissimo. Troppo bello. Guardate. Splendido, splendido, davvero splendido. Hi there. Ciao. No, no, non scappate, no, 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 no. Ah, ecco, le maschere che... Ricordiamoci questa scena, la maschera che aveva sulle spalle questo bimbo. Allora, premi L1 per interagire con i rot. Ok, quindi quelli che abbiamo visto piccoli sono i rot. Vediamo. Oppla là. Andiamo qua. Ok. Raccogli. Perfetto, trovato un amico, trofeo guadagnato. Abbiamo trovato un amico, abbiamo trovato un rock. Carissimo, piacere. I'm Kena. Guardate, troppo bello, mi piace, sì, 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 sì. Sali, sali, vieni, vieni. Piacere. Salve, salve. Guardate quanto è bello, ragazzi. Va tutto bene? Sì. Cosa è successo qui, ragazzi? Ecco qua.
Ah, guardate la mano di Ken, ragazzi. Osservatela. Bellissimo. Mi piace. Molto bello, mi piace questo gioco. Andiamo, Kena. Ci sono i nostri amici Rot. Perfetto, trova i Rot, cerca altri Rot nella zona. Ah, perfetto, quindi bisogna esplorarla. Troviamo i Rot. Credo che quando li troviamo ci fa interagire, quindi. Vediamo se c'è qualcosa qua. Qua nulla. Troviamo i Rot. Carissimi, dove siete? Venite fuori. Ok. Va bene. Niente. Ok. Ah, si sale? Aspettate, allora. Era qua. Quindi. Vediamo se... Perfetto. Premi X per saltare. Premi X in aria per doppio salto. Ok, quindi... Perfetto, ok. Saltiamo. Andiamo da qua. Andiamo da qua. Ok, quindi stiamo scoprendo anche nuove funzionalità. Andiamo, ragazzi. Ripeto, questa prima live è un'introduzione al gioco, a quello che sarà. Quindi... diciamo che non sarà un episodio molto lungo questo. Eccola, correte, perfetto. Vediamo se... No. Stavo dicendo, non sarà un episodio molto lungo, ma è per capire, ecco, come sarà, come il gioco. Perfetto. Raccogli. Opla là, un altro robot. Ne abbiamo trovato uno. Ok. Andiamo. Vediamo un po'. Dobbiamo trovarli tutti. Allora, vediamo un po'. Abbiamo detto qua. Anche se non l'avevamo raccolto prima, però non so perché me ne ha dato uno, me ne ha segnato. Non l'avevo preso l'altro, allora da lì cerchiamo un attimo di capire. Allora andiamo da qua, vediamo. Raccogli. Abbiamo trovato un altro. Grande, bellissimi questi rotti. Mi piacciono, mi piacciono. Quindi 2 di 5. Ok. Ok. Però... Allora, vediamo un po'. Io ho visto che da questa parte c'era un altro sentiero. Ah, noi siamo saliti da qua. E fin qua ci siamo. Andiamo da qua, vediamo un po'. Hi, Benny. Nasconditi, Benny. Perfetto. Ah, da lì si può andare. Quindi, allora, passiamo da qua, vediamo un po'. Ecco qui, ne troviamo un altro. Ok, raccogli. Siamo al terzo rot. Bellissimo, guardate come sono belli, come sono carini. Premi per interagire con i Rot. Ok. Grande Demon Crash. Buonasera Demon Crash. Hai trovato tre Rot. Demon Crash, abbiamo iniziato Kena Bridge of Spirits. Ti do già le mie prime impressioni, Demon Crash. È davvero, davvero bello. Davvero bello Demon Crash. Quindi io ti consiglio di farci un pensierino. Ho lasciato, a proposito Demon Crash, in chat ho messo il link con cui potete acquistarlo su Amazon, che c'è la Deluxe Edition in promozione. Allora, vediamo.
stanno dicendo no, danza, bacio in piedi, cosa facciamo? Danziamo? No, diamo un bacio ai rotti. Ecco qua. Abbiamo dato un bacio ai rotti. Stiamo interagendo con i rotti, ragazzi. Ecco qua, abbiamo dato i baci ai rotti. Sono contenti, tanti cuoricini. Danza, vediamo anche cosa succede con la danza dei rot. Guardate la danza dei rot, ragazzi. Mi piace, mi piace. Ok. Bene, bene, bene. Cosa ci manca? Il bacio, starnutisci, l'abbiamo fatto tutto. Bellissimo, mi piace. Beh, dobbiamo anche interagire con i rot. Ora, in piedi. Ci siamo, ragazzi, allora. Vediamo un po', vediamo un po'. Vediamo se ce ne sono altri qui. Va bene. Vediamo un po', andiamo da qua. Vediamo se... No, non riusciamo, però da qua forse... Allora. Voglio tornare dietro perché qui c'è un passaggio, se non sbaglio, sì. Allora, però posso andare anche, se non sbaglio, facendo questo percorso qua. Quindi prima di andare là, andiamo qua. Fidatevi di del buon itch. Questo cos'è? Questa è corruzione, ragazzi, è possibile? Vedete? Devo capire. Ah, questa è una zona corrotta. Allora, facciamo prima così, perché credo che dobbiamo recuperare prima tutti e cinque i rot. Allora. Ok. Vediamo un po'. Perfetto. Va da qua. Andiamo da qua. Allora, ragazzi, che ve ne pare? A me piace già tanto questo, e siamo solo all'inizio. Bellissimo, un passaggio in una cascata. Eccoci qua, abbiamo dato un altro rot, raccogli. 4. E il quarto. Quindi ne manca uno. Rot trovato, perfetto. Dobbiamo trovarne un quinto. Dove sarà ma... Ah, attenzione ragazzi. Ok. Mi piace. Andiamo dietro. No. C'è una parte che non abbiamo. Che è questa, vediamo. Ok, usciamo. Perfetto. Da qui si può andare qui sopra, però vediamo un po'. Ok. Vediamo se riusciamo ad andare qua. No. Va bene. Si nuota e si va da qua. Ok, saliamo. Allora, da qui non credo che si può andare al momento. Perché è una zona corrotta, però io credo che prima o poi ci dobbiamo andare. Vediamo, allora forse dobbiamo prima trovare l'ultimo rotto. Che sarà qua? Credo di sì a questo punto. Vediamo, vediamo un po'. Eccolo qua. Ok. Apri, apriamo il forziere. Eccoci qua. Un altro rotto. Bene, si aprono anche i forziere. Primo livello, ok. I rot possono ora eseguire più azioni. Quindi la tua squadra di compagni è cresciuta ed adesso è una nuova azione rot. Premi quadrato per mandare i rot sugli oggetti nell'ambiente. Ah, ok, quindi ora possiamo affrontare la corruzione, quindi. Avevo ragione. Colleziona rot per salire di livello e ottenere più azioni rot. Ok, quindi i rot ci servono anche per potenziarci e salire di livello. Quindi più ne troviamo, ecco, da come ho capito, e più riusciamo a potenziarci e salire di livello. In più ci possono aiutare nei combattimenti e credo anche a questo punto
se li riusciamo a mandare sugli oggetti, forse se dobbiamo spostare qualcosa possono aiutarci, non lo so, vediamo, vediamo, però mi piace anche questi aiuti, va bene, sì, andiamo ragazzi, perfetto. Allora ragazzi, come vi ho detto, questo primo episodio lo pubblicherò già domani sul mio canale YouTube. Ora però voglio cercare di capire una cosa. Siamo tornati qua, quindi si deve tornare dietro. Ok, quindi ora si può passare in quella zona di corruzione, credo. Vediamo se può fare qualcosa così. Qua no. Ok, qui abbiamo fatto già tutto. Andiamo. Si torna dietro. Molto bello, mi sta piacendo, devo dire la verità. È solo l'inizio e già mi piace tantissimo. Andiamo, allora. Quindi, a noi due, corruzione. Andiamo da qua. Eccoci qua. Allora, usa il L1 per pulsare e distruggere. Sì, perfetto, ok. Allora, qui c'era corruzione e se n'è andata. Perfetto. Belli i rot che mi seguono, bellissimo. Venite, miei pargoli. Andiamo, andiamo. Allora, che ve ne pare di questo gioco? Vi sta piacendo? Diamond Crash, dimmi la tua. Ti sta piacendo? Jessica, cosa dici? Ti piace? Ok, andiamo da qua. Da qui no. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Ok. Ah, ci ha aperto anche il passaggio. Perfetto. Andiamo. Dove si va? Da qua, andiamo ragazzi, andiamo. Allora, vediamo un po'. Da qui credo che si può salire qua. Ma da qui si può andare? Vediamo un po'. Qua si ruota. Non so. Qui sinceramente non so, perché non so dove andiamo. Ok, no. No. Sì. Non si può andare da là. Vediamo un po' da qua dove si va. Vediamo se si può fare qualcosa. C'è un altro passaggio? Chi lo sa? Vediamo, vediamo, vediamo. No. Non credo. Attenzione. Attenzione, attenzione. Però se da qua ci fa scendere, può darsi che... No, niente. Se non riusciamo a scendere poi, ok. No, va bene ragazzi. Quindi credo che da qua si salta. Ok, sgancia col cerchio. Quindi da qui si saliva sempre la stessa maniera. Perfetto, quindi quando vedete queste zone potete arrampicarvi. Ora, in tutto ciò, da dove si va? Da qua. Andiamo. Abbiamo trovato un altro rot? Credo di sì, amici miei. Eccolo là. Allora, premi per saltare nella giusta direzione. Ah, ok. Allora, da qui quindi non si può andare, si va da qua. I rot ci dicono anche la strada, ci indicano. Ok. Salta, salta, salta. Perfetto. Quindi potete afferrare queste sporgenze, ve ne accorgete da questi segni che hanno. Allora, vediamo un po'. Altra zona di corruzione. Lala, eccoci qua. Oplala. Problemi? Chi è questo? Allora, i rot hanno paura e si sono nascosti. Alla grande. I nemici spaventano i rot. Attacca i nemici per aumentare il coraggio. In combattimento spendi coraggio per eseguire azioni. Però, ok, spendi coraggio, quindi il coraggio sarà quel... Ah, ok, quindi è il simbolo che c'è sulla nostra barra. Va bene, cerchiamo di caricare il coraggio. Nel mondo possono formarsi gocce di coraggio. Raccogli le gocce di coraggio con il tuo impulso L1 o toccale per sviluppare coraggio più velocemente. Va bene. Chi è questo? E vai via da qua. Non mi toccare. Tu via.
Ok, i rot sono pronti. Possono distruggere cuoni fuori della zona morta o bloccare i nemici. Premi quadrato per mandare rapidamente i rot sugli oggetti dell'ambiente. Ok, quindi possono anche bloccare i nemici. Premi L2 per mirare. Quindi premi quadrato per bloccare i nemici. Ottimo. Ok. L2, attenzione, L2 per mirare. Abbiamo bloccato. Ora ciao però. Ok. Allora devo stare attento perché... Ah, non li posso fare. Sta caricando. Via da qua. Ok. Via da qua, carichiamoci. Bravissimi, bro. Guardate. Via da qua. Non mi toccate. Via, perfetto, ok. Vai, Rot, L1. Arrivederci, grazie. E quello è stato battuto. Perfetto. Ok. Via da qua. Lanciamolo e vai. Ok, perfetto. E abbiamo eliminato la corruzione da qua. Ottimo. Va bene ragazzi, sì, bisogna anche prenderci la mano, è un gioco nuovo. Perfetto, ora dove si va? Vediamo se c'è qualcosa da poter prendere, non so. Ok, qua non c'è nulla. Qua neanche. Andiamo da qua. Si va. Ok, si sale. Andiamo. Andiamo, miei rot. Afferra sporgente, vecchio. Salta. Ok, dove siamo? Dove siamo? Bene, bene, ragazzi, bene. Molto bello, guardate com'è curato nei minimi dettagli, anche la grafica. Mamma mia, uno spettacolo. Ok, allora, cerchiamo di capire. Dove siamo? Dove siamo? Usa Rot. Lo voglio anche io, dice Jessica. Lo so, lo so. Lo so, Jessica, lo so. Guarda, Jessica, ho messo il link in chat dove potete acquistarlo. Se cliccate sul link che vi ho messo in chat, è un link Amazon. Praticamente lo potete acquistare su Amazon ed è in promozione la Deluxe Edition. E sia, credo che c'è anche per PS4, quindi io gioco da PlayStation 5, quindi ho la versione per PlayStation 5, ma c'è, credo ci sia anche per la PlayStation 4. Ok, quindi basta che cliccate lì. Allora, vediamo un po' che abbiamo fatto. Andiamo da qua, dobbiamo usare i rot. Da qui non si va. Dobbiamo salire qui. Ok. Allora, sì, abbiamo capito, dobbiamo usare i rot. Però voglio capire dove va. Credo che... Ah, ho capito tutto. Noi dobbiamo salire qui, quindi dobbiamo spostare quello utilizzando i rot là. Allora, andiamo da qua, vediamo cosa si può fare, se si può passare, no. Quindi andiamo e utilizziamo i rot come avevo immaginato per spostare anche gli oggetti. E avevo capito bene allora, ragazzi. Allora, usa i rot. Vai, andate. I rot possono spostare determinati oggetti nell'ambiente. Premi quadrato per raccogliere un oggetto ai rot. Di ai rot dove andare mirando con L2 e poi quadrato, va bene, ok. E per raccogliere l'oggetto. Va bene, andiamo. Lo rilasciamo con la freccia giù. Ok. Rilascia. Vediamo un po'. Ah no, però dobbiamo fare una cosa, ragazzi. Allora, premi. Lo prendono, vengono, andiamo. Andiamo qua. Ok. Sposta oggetto.
Vieni qua, vediamo se arrivano. Stanno arrivando, bellissimo, guardate ragazzi, i ROT ci portano l'oggetto nel punto indicato. Rilascia. È uno spettacolo, ragazzi. Davvero uno spettacolo. Bellissimo. Ci siamo. Allora, dove siamo? Come vedete c'è anche il salvataggio automatico. Vediamo un po', vediamo un po'. Questa che serve? Ah, apri. Bellissimo. Abbiamo preso delle gemme. 25, se non sbaglio. Ora non ho visto bene, ma credo siano 25. Allora, quindi saranno, credo, una sorta di valuta per qualcosa. Non lo so. Valuta. Allora, vediamo un po'. Andiamo da qua, andiamo da qua. Usa ROT. Vai. Ok. Hanno alzato la statua. Va bene. Ma siamo venuti da qua. Credo che dobbiamo andare di qua ora. Sì, però prima voglio vedere una cosa. Allora, vediamo un po' se si può passare da qua. Ma non credo, no. Ok, dobbiamo andare forse da là. Ora, come ci arriviamo là? Credo correndo, vediamo un po'. Che è più distante, quindi ok, ci siamo riusciti. Andiamo, vediamo se io pulso tanto in tanto, non si sa mai. Vediamo un po', qui si può scendere però, anche perché poi ci sono queste sporgenze, quindi andiamo da qua. Apriamo, se si può aprire, vediamo un po'. No, questo non si può rompere. Però vediamo se riusciamo a salirci sopra. Vediamo se si può fare qualcosa. Ok, no. Ecco qua, ragazzi. Usa ROT. Ok, dove va? Dove lo porta? Interessante. Ha spostato questo. Quindi praticamente noi possiamo prendere e spostarlo qua. Ok, quindi facciamo così. Voglio vedere. Ah, però. Rilascia. Allora, usa ROT. Rilascia. Ok, no, ma qui no, perché deve essere per forza in una di queste zone qua per rilasciare. Vabbè, non ho capito. Andiamo, comunque questo ce l'ha fatto spostare, non riesco a capire perché. Vabbè, vediamo, lo capiremo più avanti, credo. Andiamo da qua. Andiamo da qua. Ok, ci siamo, afferra sporgenza. E si prosegue da qua. C'è ancora corruzione anche qua. Cerchiamo di capire, vediamo se riesco a fare qualcosa così. Niente. Si va. Ok. Vediamo un po', ragazzi. Cosa succede ora? Lascia che ti aiuti. Posso guarire questi spiriti e riportare l'equilibrio nella foresta. Conosco la tua specie. Beh, percepisci il potere che scorre attraverso questa terra, ma non la comprendi appieno. Lo dici tu? Vediamo un po'. Ok, i ROT scappano. Cosa succederà? Qui non restano altro che morte e corruzione, ragazzi. Eh sì. Questa terra può essere curata, ma non puoi restare qui, spirito. Devi andare avanti. Perfetto, bravo, andiamo avanti tutti, vai. Sei tu quella fuori posto. Stai calmo, spirito, stai calmo. Non abbandonare mai la tua gente, vabbè. Adesso lo dobbiamo prendere a schiaffi, ragazzi.
Dai Kena, dai Kena, andiamo, andiamo, andiamo ragazzi. Quindi diciamo che credo sarà che questo è il primo boss fight possibile. Il nostro primo boss del gioco, sì. Ok, allora, per proteggerti L1. Quindi, perfetto. Attacchiamo. Bravo. Attacchiamo. Di nuovo così. Aia. Ci ha fatto male. Vediamo un po', ok. Vieni, pollo. Attivo lo scudo al momento giusto per fare gli attacchi nemici. Perfetto, ciao. Via da qua, bellissimo, ok. Ok, vediamo se riusciamo a mandare io. Ok, perfetto. Vai, vai, tenetelo, distraetelo che io picchio. E ora vai. Perfetto, no, c'ero riuscito. Mannaggia. Allora, stiamo attenti, Kena, stiamo attenti. Ok, dai Kena, che attenda. Via da qua. Ok, e adesso vai Kena. Perfetto, a casa. L'abbiamo battuto? L'abbiamo battuto ragazzi. Ora, cosa bisogna fare? Intanto l'abbiamo mandata a casa. Quindi primo boss fight, ciao ciao ciao. Germoglio era ragazzi. Boss fight Germoglio. Ah ok, usa i rot. Siamo i rot, vai. Orwar. Eccoci qua. Corruzione eliminata. Perfetto, mi piace, mi piace. Ah, vediamoci questo splendido filmato. Gustiamocelo attivo. Ecco qua i nostri amici rot. Come sono belli ragazzi, come sono belli, mi piacciono. Molto carini. Sono tutti contenti, tutti attorno a noi. Si festeggia. E festeggiamo, dai, dai. Grande che è. Potete venire fuori, adesso è sicuro. Prego, prego, venite. Vedete com'è stato anche doppiato bene. Guarda Saya, hai eliminato il veleno, i piccoletti possono mangiarlo. I piccoletti, ragazzi. Mi piace tantissimo. Mi chiamo Kena. Cosa ci fate voi due qui soli nella foresta? Non preoccuparti per noi. Siamo qui da molto tempo e ci prendiamo cura di noi stessi. Vabbè. Vedo che sembrate entrambi molto forti. Sapete chi era quello spirito con le maschere e le corna? Lo sappiamo, ma quando si fa vivo il disgustoso veleno diventa più potente, ok. E cosa ci fai qui nella foresta? Vai Kena, sto cercando il santuario della montagna sacra. Puoi portarmi lì? Ok, quindi dobbiamo cercare il santuario della montagna. Se vuoi arrivare al santuario della montagna devi prima aiutarci. Va bene ragazzi, aiutiamo. Che dire, aiutiamo. Nostro fratello Taro è intrappolato nel profondo della foresta. Abbiamo bisogno che lo aiuti. Ottima idea Saya, sarà facile per lei. Hai visto cosa ha fatto a quel coso? Effettivamente, voglio dire, per noi dovrebbe essere un gioco da ragazzi, amici miei. Vediamo, vediamo se riusciremo. Aiutaci ecco a liberare Taro e ti porteremo al santuario della montagna. Però i ragazzi sono già molto intelligenti, astuti direi, astuti, furbi, furbi. Ok, aiuta Taro, trova Taro nella foresta. Forse il nostro villaggio è da questa parte, quindi abbiamo il villaggio e abbiamo trovato 8 rot. Ok, 8 rot, sì. Va bene ragazzi, allora, il nostro primo boss fight l'abbiamo battuto. Abbiamo visto l'inizio del gioco, quindi abbiamo capito cosa dobbiamo fare. Quindi bisogna sia eliminare la corruzione che aiutare gli spiriti che non riescono nel loro passaggio. Quindi dobbiamo aiutarli. Allora, oltre a questo dobbiamo anche eliminare la corruzione nella foresta. Eh sì. Allora ragazzi, io direi che per oggi va bene così. Però andiamo un attimo un po' più avanti. Voglio vedere. Ora. Ok, bellissimo ragazzi. Splendido. Splendido.
Vabbè, partita dopo. Ok. Kena, Bridge of Spirits. Bellissimo. Si va.